Sono almeno 200 anni dal periodo post-illuminista che una critica viene fatta all'Islam e ai musulmani, la critica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, che ha sposato Aisha, che Allah sia compiaciuto di lei, all'età di 6 anni, consumando poi il matrimonio all'età dei 9 anni. Sono quindi 200 anni che i musulmani e i paesi musulmani vengono occupati con questa scusante del child marriage. Ma l'Occidente è davvero così coerente con la sua idea del matrimonio con minori? Oppure, se guardiamo in faccia la realtà, ci sono delle evidenti contraddizioni? Ebbene, ci sono diverse ONG, organizzazioni non governative come Girls Not Brides e UNFPA, che vanno direttamente nei paesi islamici e non hanno alcun problema ad insegnare ai bambini come si fa il sesso protetto. Hanno invece problemi quando si parla di matrimonio tra bambini o con bambini. Come vediamo, in realtà in Occidente i bambini sono ipersessualizzati, stanno iniziando già a pensare a corsi di formazione sessuale per i bambini. In America la comunità LGBT continua a spingere la sua ideologia già all'età di 6-7 anni, mostrando ai bambini quelli che vengono chiamati queens, mostrando ai bambini come si fa il sesso protetto, e se guardiamo anche alla moda stessa dei bambini, è una moda che sta diventando sempre più ipersessualizzata e invece a quanto pare hanno problemi con quella che è la sana istituzione del matrimonio. Ed è chiaro, quando guardiamo le testate giornalistiche più famose al mondo, è chiaro come vogliano sensibilizzare il pubblico verso questo tema, soprattutto usando immagini che andranno appunto a toccare la sensibilità delle persone e ovviamente le persone diranno: "Oh mio Dio, una bambina che si sposa con un uomo, catastrofe!" Quando invece sono persone semplicemente ingannate che non guardano in faccia la realtà. Questa è stata una delle scusanti usate dall'America per occupare comunque l'Afghanistan. Le stesse politiche vengono usate oggi per indurre, forzare i paesi islamici ad adottare quella che è la secolarizzazione. Numerose statistiche, come quella appunto della CDC, mostrano che il 50% dei teenagers americani hanno avuto rapporti prima dei 18 anni e l'11% di loro prima dei 13 anni. Questo ovviamente oltre al sexting, cioè l'inviarsi foto a sfondo sessuale. Questo e tantissimi altri dati, e il problema per loro rimane sempre il problema dei matrimoni. Non credo, forse il problema è l'Islam stesso. Usiamo questa questione dei matrimoni per riformare l'Islam, per riformare il fiqh, la giurisprudenza islamica. E non è un caso, infatti, che i cosiddetti riformatori o i musulmani progressisti puntino proprio a temi come questi per poter mettere in atto i loro progetti di riforma. Alcuni musulmani, nel corso degli anni, hanno cercato di rispondere a questa questione mettendo in dubbio le narrazioni stesse in cui Aisha, radiallahu anha, stessa narra di se stessa, dicendo che il profeta sallallahu alaihi wasallam la sposò a 6 anni e consumò il matrimonio con lei a 9 anni, cercando appunto di trovare una deficienza nella catena di narrazione, ma in realtà questo è un tentativo fallito perché le narrazioni sono autentiche. Andiamo quindi a vedere qual è il problema che hanno avuto questi musulmani con le narrazioni che abbiamo avuto di Aisha radiallahu anha. Uno dei narratori, Hisham ibn Urwa, è colui che viene attaccato in questa narrazione. Alcuni di questi musulmani dicono che Hisham ibn Urwa ha perso la memoria verso la fine dei suoi anni, quando è arrivato in Iraq. Ma quello che non sanno è che Hisham ibn Urwa, anche se fosse vero quello che dicono, ha narrato questo hadith a Mecca e a Medina, non solo in Iraq. Quindi, quando la sua memoria era buona, secondo le loro stesse parole. Infatti, Hisham non ha narrato questi hadith solo in Iraq. Infatti, a Medina, questo hadith fu narrato da Sa'id ibn Abd al-Rahman al-Jumahi e ibn Abi Zinad, e a Mecca, invece, lo narrò Sufyan ibn Uyayna. Questo dimostra che il hadith non è stato narrato solamente in Iraq, quando la sua memoria era debole, come dicono.
Inoltre, il grande sapiente Ibn Kathir, che visse nel 1300, nel suo libro El Bidayah wa Nihaya, l'inizio e la fine, dice che tutti i sapienti sono d'accordo sull'età di Aisha. E Ibn Kathir, come abbiamo detto, visse nel 1300, quindi abbiamo 700 anni in cui nessun musulmano ha mai messo in dubbio queste narrazioni. E questa è la parte delle narrazioni. Quindi, è successo davvero che Aisha sposasse il profeta sallallahu alaihi wasallam a 6 anni e consumasse con lui il matrimonio a 9. Veniamo ora a quella che è la parte morale. È moralmente accettabile che un uomo di oltre 50 anni sposi una bambina di 9 anni? Beh, da un punto di vista islamico, il profeta sallallahu alaihi wasallam disse in un'autentica narrazione: La darara wa la dirar. Né puoi fare un danno a te stesso, né puoi fare un danno agli altri. Questo è un principio islamico. Quindi, se ci fosse un danno nel matrimonio tra un uomo e una bambina, o una donna e un bambino, allora questo matrimonio non può essere messo in atto. Ma una domanda a questo punto sorge naturale. Ma era normale a quell'epoca sposarsi a quell'età? Beh, Omar ibn al-Khattab, il grande compagno del profeta, sposò Umm Kulthum, la figlia di Ali ibn Abi Talib, quando era piccola, aveva 11 anni. Amr ibn al-As, un altro grande compagno, aveva 11 anni di differenza con il figlio Abdullah ibn Amr. Omar aveva proposto ad Abu Bakr, il migliore amico e grandissimo compagno del profeta sallallahu alaihi wasallam, di sposare sua figlia Hafsa, e anche lei era piccola. Capiamo quindi che ci sono diverse narrazioni e diverse storie che attestano e dimostrano che in Arabia, 1400 anni fa, era normalissimo ed era culturalmente e moralmente accettabile che ci si sposasse a quell'età. Tutti siamo d'accordo che bisogna arrivare almeno al periodo della pubertà per essere pronti appunto a riprodursi. Ma veniamo ora dalla prospettiva occidentale. Un matrimonio, per poter essere ovviamente valido e messo in atto, deve vedere due persone pubere, due persone mature fisicamente. Ma islamicamente non basta la maturità fisica, mentre in Occidente, a quanto pare, basta la maturità fisica per avere rapporti sessuali, fuori dal matrimonio. Infatti, ripetiamo che per loro il problema, a quanto pare, non è il matrimonio tra minori, ma è semplicemente la purezza, è semplicemente l'Islam. Infatti, in diversi stati dell'America, l'età del consenso è di 12 anni, e 13 anni è la media d'età degli stati d'America. In un libro di John Bancroft, medico e studioso del sesso, e il libro di Christian Northrop, dottoressa molto conosciuta, troveremo tutte queste informazioni che riguardano appunto la pubertà e la normalità nell'avere rapporti sessuali dopo la pubertà. Come sappiamo, la pubertà può avvenire a diverse età e, come dicono questi studiosi nei loro libri, più ci avviciniamo all'equatore e più è normale sposarsi ad una giovane età, perché più fa caldo, come sappiamo, più le femmine soprattutto maturano prima. Ma qualcuno sono sicuro che ancora starà pensando: 9 anni. 9 anni è un'età traumatica. Nell'undicesimo secolo Urraca di Castiglia si sposò a 8 anni. Nel dodicesimo secolo Filippo Augusto II sposò Isabella a 10 anni. Giovanna d'Inghilterra si sposò a 11 anni. Giovanna di Navarra si sposò Filippo il Bello di Francia a 12 anni. Isabella di Francia si sposò a 12 anni e si fidanzò a 7. Tutto questo, e vogliamo ancora credere che 9 anni sia un'età strana per sposarsi? Ah, e per gli amanti dell'illuminismo, del progresso e quant'altro, vorrei dire che nel codice napoleonico l'età del consenso era di 11 anni, modificata poi in 13. Ma tu stai parlando del passato, noi vogliamo guardare in faccia il presente. Va bene, guardiamo il presente. In Spagna, Germania, Italia e Austria l'età del consenso è di 14 anni, in Francia, in Svezia e in Danimarca è di 15 anni. Fino al 1885, cioè meno di 150 anni fa, nei maggiori stati dell'America l'età del consenso era 7 anni. Ah, e una piccola curiosità. Nel 1977, filosofi come Sartre o come l'amante Simone de Beauvoir avevano firmato una petizione contro le leggi che limitavano l'età del consenso. Perché? Perché loro, da filosofi, credevano che queste leggi fossero oppressione, fossero dannose per quella che è la psicologia umana. E quindi loro credevano e combattevano
per avere il diritto di avere sesso consenziente con i minorenni. Non sono ancora venuto al bello. Veniamo al bello. Romeo e Giulietta. Tutti conosciamo Romeo e Giulietta. Sapete che Giulietta aveva 13-14 anni? Qualche anno fa, in Romania, una signora di nome Rivka Stănescu divenne la più grande nonna del mondo. Infatti partorì a 11 anni e sua figlia partorì a 10 anni e disse che è normale nella sua società. Diversi dati dimostrano che l'83% delle persone hanno avuto rapporti prima dei 16 anni e il 12% li ha avuti prima dei 12 anni. E questi dati li troviamo nel libro di Buckert, Adolescenti e Sesso, in inglese. Quindi, in Occidente, diamo la piena libertà ai minorenni di avere rapporti, ma vietiamo loro il matrimonio. Nonostante il matrimonio sia una sana istituzione legislata da Allah, subhanahu wa ta'ala, da Dio, e dove ogni individuo è responsabile, è maturo e ha diritti e doveri, e gli sarà chiesta ogni singola cosa che ha fatto. Arthur Sicken, nel suo libro What's Wrong in America, dice che in America l'età del consenso coincideva con l'età della pubertà e quindi era normalissimo sposarsi sotto i 12 anni. Tutto questo, e vogliamo parlare della penisola araba di 1400 anni fa, accusando il profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, il miglior uomo della creazione, di aver fatto qualcosa di sbagliato? Aisha radiallahu anha, se il vostro problema è un problema di psicologia o un problema di crescita, è stata una delle donne che più ha narrato hadith riguardo al profeta sallallahu alaihi wasallam ed è una delle più grandi sapienti dell'Islam. Non mi sembra che sia cresciuta male, che sia cresciuta con danni psicologici o con danni mentali. La mia stessa nonna si è sposata a 10 anni ed è cresciuta benissimo ed era una donna dolcissima. Tutto questo, e vogliamo ancora parlare senza conoscenza? Consiglio di studiare. Penso che dopo questo video qualcuno... Esattamente. È stato bello. Ci vediamo alla prossima, inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت منكسرا منيبا أغفر